Esercitazione dal 3 contro 2 più 2 all'1 contro 1 è un'esercitazione molto interessante e utile per lavorare su situazioni di gioco differenti che sono legate una con l'altra. Vediamo quindi come è strutturata l'esercitazione, come si sviluppa, quali sono le regole principali. Lo spazio di gioco, come vedete, è diciamo, una metà campo, anche se il campo di gioco è più stretto, quindi è quell'area evidenziata dai cinesini. All'interno della quale c'è un 3 contro 2, tre giocatori rossi contro i due giocatori blu, c'è chiaramente una porta difesa dal portiere. L'azione parte sempre dai giocatori rossi che, in collaborazione col portiere, hanno l'obiettivo di superare la pressione avversaria, quindi di fatto è un 4 contro 2, e andare a servire il giocatore offensivo che è marcato da un difensore. Ora, qua possiamo apportare regole differenti o varianti, quindi possiamo decidere di obbligare i giocatori rossi a fare un tot di passaggi prima di andare a cercare il vertice, oppure possiamo anche essere liberi, lasciare liberi di imbucare ogni volta che vi è la possibilità. L'importante è giocare rasoterra e non alzare la palla, perché sennò sarebbe oggettivamente troppo semplice. Quindi, obiettivo primario, principale della prima fase. La situazione è quella di andare a servire il vertice che deve ricevere e va a fare un 2 all'1 contro 1 inizialmente dorsale, deve cercare di girarsi e andare a fare gol. Anche qua possiamo mettere varianti, quindi possiamo eventualmente far fare un 1 contro 1 oppure permettere a un giocatore rosso di entrare sotto e andare a fare un 2 contro 1, quindi con delle combinazioni in scarico e 1-2 e poi attacco dello spazio. In entrambi i casi, qualora il giocatore rosso, quando fa l'uno contro uno, perda la palla e quindi il difensore blu entra in possesso, a quel punto il giocatore blu può entrare nel settore evidenziato e andare a fare un 3 contro 3. Quindi a quel punto i tre giocatori blu attaccano i tre giocatori rossi e devono andare a fare gol. Anche nel caso che sia fatta la variante del 2 contro 1, due rossi contro blu, qualora il blu entra in possesso, a quel punto può andare a giocare nel settore evidenziato e andare a fare inizialmente un 3 contro 2, comunque poi diventa un 3 contro 3 perché uno dei due attaccanti rossi può inseguire il giocatore blu e ripristinare quindi il 3 contro 3. E quindi c'è anche la transizione da parte dei giocatori rossi che devono difendere la porta. Ogni volta che poi finita l'azione, a quel punto si riparte con il 3 contro 2 iniziale dei giocatori rossi contro i due giocatori blu, che chiaramente anche durante la fase iniziale, qualora intercettano la palla, possono tirare subito in porta e segnare insomma una rete. E quindi ci sarà poi anche alla fine della situazione un punteggio finale dei gol segnati dai giocatori rossi e dai giocatori blu. Bene, dove si trova ovviamente l'esercitazione? Si trova all'interno di allenatore.net, come sempre condivido lo schermo, andiamo sul sito allenatore.net, nella sezione esercizi che è nella barra in alto trovate la sezione esercizi che contiene moltissime esercitazioni, sono tantissime pagine, le prime due sono gratuite e poi tutte le altre sono ovviamente riservate agli abbonati, sono tantissime esercitazioni utili per lavorare sui differenti aspetti, dalle competenze individuali fino all'organizzazione del gioco e anche gli aspetti fisici. Bene, io interrompo la condivisione, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo sempre di seguirci sui social, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, mettere mi piace e andare a e seguiteci, almeno vi arrivano le notifiche ogni volta che esce un esercizio nuovo. Quindi ogni settimana vi arriverà la notifica delle esercitazioni nuove che mettiamo sia sul sito sia appunto su tutti i social. Bene, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qua con allenatore.net. Alla prossima!